Gregorius aprì il libro alla pagina con il ritratto di Amadeo de Prado e lo appoggiò alla lampada da tavolo. Periodo dopo periodo, lesse il testo che aveva tradotto trasfondendolo in quello sguardo ardito e melanconico. Un'unica volta aveva fatto qualcosa di simile, quando da studente aveva letto i colloqui con se stesso di Marco Aurelio. I ricordi. Sul tavolo era posato un busto di gesso dell'imperatore e quando lui lavorava sul testo era come se lo facesse sotto l'egida della sua muta presenza. Ma tra allora e adesso c'era una differenza che Gregorius avvertiva con sempre maggior chiarezza man mano che la notte avanzava, una differenza che non riusciva a tradurre in parole. Di una sola cosa fu certo allo scoccare delle due. Con la sua percezione tanto acuta, il portoghese gli trasmetteva uno stato di vigile consapevolezza e una nettezza di sentire quali nemmeno il saggio imperatore, le cui riflessioni aveva divorato come fossero indirizzate a lui stesso, era stato in grado di evocare in lui. Nel frattempo Gregorius aveva tradotto un'altra annotazione. Palabras in un silenzio de oro. Parole in un silenzio d'oro. Quando leggo il giornale, quando ascolto la radio o al caffè faccio caso a quello che dice la gente, sempre più spesso provo fastidio, anzi disgusto per le parole trite, sempre le stesse che vengono scritte o pronunciate, per i modi di dire, le frasi retoriche e le metafore. Ma il peggio arriva quando mi metto ad ascoltare me stesso e devo constatare che a mia volta dico le solite cose trite e ritrite. Sono talmente consumate e deteriorate queste parole, logorate da un utilizzo iterato milioni di volte. Soprattutto, hanno ancora un significato. Naturalmente lo scambio delle parole funziona. Le persone si comportano di conseguenza, ridono e piangono, imboccano la strada a destra o a sinistra, il cameriere serve il caffè o il tè. Ma non è questo ciò che mi chiedo. La domanda è: sono ancora espressione di un pensiero. O solo fenomeni dotati di una loro efficacia performativa che spingono gli uomini in questa o in quella direzione perché come riflettori illuminano incessantemente i solchi incisi dal chiacchiericcio. Mi succede poi di andare sulla spiaggia e di esporre la faccia al vento, che mi augurerei più tagliente, più gelido di quel che non sia da queste parti. Vorrei che soffiasse via da me tutte le parole logore e trite, tutti gli insulti vezzi linguistici, così che io possa tornarmene con lo spirito purificato. Purificato dalle scorie del blaterare sempre identico. Alla prima occasione però in cui mi tocca dire qualcosa, tutto è come prima. La purificazione che bramo non è qualcosa che avviene automaticamente. Devo fare qualcosa, devo farlo con le parole, ma che cosa? Non è che vorrei ripudiare la mia lingua per sposarne un'altra, no. Non si tratta di una diserzione linguistica, è un'altra cosa, mi dico. Non si può inventare una lingua dal nulla. Che cosa vorrai allora? Forse le cose stanno così. Vorrei rifondare le parole portoghesi. Enunciati che dovrebbero nascere da questa rifondazione non aspirerebbero a essere stravaganti ed eccentrici sopra le righe o manieristici artefatti. Dovrebbero essere enunciati archetipici della lingua portoghese, costituirne il fulcro così da dare l'impressione di sgorgare diretti e incontaminati dall'essenza trasparente e diamantina di questo idioma. Parole dovrebbero essere immacolate come marmo pulito e dovrebbero essere pure come i suoni di una partita di Bach, capaci di trasformare tutto ciò che essi non sono in un silenzio perfetto. Per volta, quando in me resta ancora una traccia di spirito di conciliazione nei riguardi della palude linguistica, penso che potrebbe essere il silenzio piacevole in un soggiorno dove regnano quiete e appagamento, o anche il silenzio disteso e rilassato fra due amanti. Ma quando sono in preda all'ira nei confronti degli invischianti vezzi linguistici,
Allora non può essere che il nitido, fresco silenzio del cosmo buio in cui io, unico essere parlante il portoghese, traccio i miei percorsi silenti. Il cameriere, la parrucca, il bigliettaio rimarrebbero di stucco nel sentire le parole rifondate e a stupirli sarebbe la bellezza delle frasi, una bellezza fatta di nient'altro che dello splendore della loro chiarezza. Sarebbero, mi immagino, frasi cogenti, e si potrebbe chiamarle anche inesorabili, se ne starebbero lì incorruttibili e irrevocabili, in questo simili alle parole di un Dio, ma al tempo stesso del tutto spoglie di enfasi e pathos, precise e concise al punto che non si potrebbe togliere una sola parola o un'unica virgola, qualcosa come una poesia, cesellata da un orafo delle parole. Gregorius sentiva male allo stomaco per la fame e si costrinse a mangiare qualcosa. Più tardi si mise a sedere nel soggiorno buio con una tazza di tè. E adesso? Avevano suonato ancora due volte alla porta. Era un zio soffocato del telefono, aveva riecheggiato ancora poco prima della mezzanotte. Il giorno dopo sarebbe stata denunciata la sua scomparsa e a un certo punto si sarebbe presentata alla sua porta la polizia. Poteva fare ancora marcia indietro. Alle 8:15 avrebbe attraversato il ponte Kirchenfeld, varcato la soglia del liceo e cancellato la sua enigmatica assenza, sciorinando una qualche frottola. L'avrebbero preso per un pagliaccio, ma tutto sarebbe finito lì e la cosa gli stava bene. Non avrebbero conosciuto mai l'immane distanza che dentro di sé aveva percorso in meno di 24 ore. Ma era proprio così, l'aveva percorsa. Non voleva che gli altri lo costringessero a fare sì che quel silenzioso viaggio non fosse mai accaduto. Prese una carta dell'Europa e rifletté su come raggiungere Lisbona in treno. L'ufficio informazioni delle ferrovie, così apprese al telefono, avrebbe riaperto alle 6 del mattino. Cominciò a preparare le valigie. Erano quasi le 4 quando, conclusi i preparativi, si sedette in poltrona. Fuori incominciò a nevicare. All'improvviso il coraggio lo abbandonò. Era un'idea balorda. Una portoghese sconosciuta, in preda allo smarrimento per problemi di cuore. Annotazioni ingiallite di un aristocratico portoghese. Un corso di lingue per principianti. Il pensiero del tempo che scorre. Per questi motivi non si fugge in pieno inverno a Lisbona. Verso le 5 chiamò al telefono Constantin Doxiales, il suo oculista. Si erano spesso telefonati nel cuore della notte per condividere il disturbo dell'insonnia che li accomunava. Una silenziosa solidarietà univa uomini che non riuscivano a dormire. Qualche volta giocava insieme al greco una partita blitz a scacchi da un capo all'altro del telefono. E dopo Gregorius riusciva a dormire un po' prima che arrivasse l'ora di andare alla scuola. Tutto assurdo, vero? Disse Gregorius quando ebbe finito di raccontare con voce esitante la sua storia. Il greco taceva. Gregorius conosceva quei silenzi. Adesso lui avrebbe chiuso gli occhi afferrandosi la radice del naso tra pollice e indice. Per niente, disse il greco. Senso c'è, come? Mi darà una mano se a un certo punto del viaggio non saprò come cavarmela. Non ha che da chiamarmi. Di giorno o di notte, non si dimentichi gli occhiali di riserva. Eccola di nuovo la laconica sicurezza nella sua voce. La sicurezza tipica del medico, e tuttavia una sicurezza che andava ben oltre l'impegno professionale, per grande che fosse. La sicurezza di un uomo che si prendeva tempo per pensare in modo da non dare giudizi avventati. Erano 20 anni che Gregorius andava da quel medico, l'unico in grado di liberarlo dalla paura di diventare cieco. Talvolta lo paragonava a suo padre, che dopo la morte precoce della moglie, ovunque si trovasse e qualunque cosa stesse facendo, sembrava aggirarsi nella polverosa sicurezza di un museo. Ben presto Gregorius aveva imparato che era molto fragile quella sicurezza. Aveva voluto bene a suo padre
E c'erano stati momenti in cui quello che aveva provato era più profondo e forte di un semplice voler bene. Ma aveva sofferto del fatto che il padre non fosse una figura a cui appoggiarsi, a cui reggersi, non fosse un uomo come il greco, sul cui giudizio saldo come una roccia, si poteva fare affidamento. In seguito si era sentito rimordere, a volte, la coscienza a causa di quel rimprovero. La sicurezza di cui aveva sentito la mancanza non era qualcosa a portata di mano, non si poteva rimproverare al padre di non averla, quasi fosse una colpa. Per diventare uomini sicuri ci voleva una certa dose di fortuna, e suo padre non ne aveva avuta molta, né riguardo a se stesso né riguardo agli altri. Gregorio si sedette al tavolo della cucina e buttò giù degli abbozzi di lettera per il preside. O suonavano troppo bruschi o cercavano comprensione con un tono eccessivo di scusa. Alle 6 chiamò l'ufficio informazioni delle ferrovie. Da Ginevra c'erano 26 ore di viaggio. Si passava per Parigi, Eirun, i Paesi Baschi, e da lì con un treno di notte per Lisbona, dove si arrivava verso le 11 del mattino. Gregorius prenotò il biglietto. Il treno per Ginevra partiva alle 7:30. Finalmente gli riuscì di stendere la lettera. Egregio signor Preside, caro collega Cash, nel frattempo lei sarà venuto a conoscenza del fatto che ieri io mi sono allontanato dall'aula dove tenevo lezione senza dare spiegazioni e senza farvi più ritorno. E saprà anche che mi sono reso irreperibile. Sta bene, non mi è capitato nulla. Tuttavia, nel corso della giornata di ieri, ho fatto un'esperienza che ha cambiato molte cose. È troppo personale e ancora troppo complicata e confusa perché possa scriverne ora. Devo semplicemente chiederle di accettare il mio agire improvviso e inesplicabile. Mi conosce abbastanza bene, credo, per sapere che il tutto non è avvenuto per leggerezza, responsabilità o indifferenza. Intraprendo un lungo viaggio e resta da vedere se e in quale senso farò ritorno. Non mi aspetto che mi tenga il posto. La maggior parte della mia vita è intimamente intrecciata con quella del liceo e sono sicuro che ne avvertirò la mancanza. Ma in questo momento qualcosa mi spinge lontano. E potrebbe essere un bene che questo mio allontanarmi sia definitivo. Lei e io siamo entrambi ammiratori di Marco Aurelio e lei ricorderà questo passo dei ricordi. Fa violenza, sì. Fa violenza a te stessa, anima mia. Non avrai più occasione di riscattarti. È breve la vita per ciascuno. E questa tu l'hai quasi interamente consumata senza portarti rispetto. Ma anzi, hai riposto nelle anime di altri la tua felicità. Quelli che non seguono i moti della propria anima, è inevitabile che siano infelici. La ringrazio per la fiducia che mi ha sempre dimostrato e per la positiva collaborazione. Quando informerà i miei allievi saprà, ne sono sicuro, trovare le parole giuste, parole che facciano capire anche a loro come abbia lavorato volentieri con i miei ragazzi. Ieri, prima di andare via, li ho guardati e ho pensato quanta vita hanno ancora davanti a sé, sperando nella sua comprensione e augurandole di cuore buon lavoro. Suo Raymond Gregorius. Ho scritto. Ho lasciato i miei libri sulla cattedra. Può tenermeli da parte e fare in modo che non succeda loro nulla. Gregorius imbucò la lettera alla stazione. Allo sportello del bancomat gli tremarono le mani, pulì gli occhiali e si assicurò di avere con sé il passaporto, biglietti e l'agendina degli indirizzi. Trovò posto accanto al finestrino quando il treno per Ginevra lasciò la stazione. Nevicava, a larghe falde.